Ci siamo, la tua campagna è partita, è live, stanno arrivando anche i primi contributi, o almeno si spera. Penserai forse che non c'è molto da fare al momento. In realtà è esattamente il contrario, ci sono talmente tante cose che potresti fare che c'è da operare una certa scelta, di cui c'è solo l'imbarazzo. Innanzitutto, tieni aggiornati i tuoi follower, i tuoi sostenitori, i tuoi seguaci. Cerca di farli appassionare al tuo progetto, fargli capire quello che stai facendo, fargli capire l'avanzamento dei lavori come se si trattasse di un cantiere, fargli capire per cosa gli hai chiesto dei soldi, per cosa potrebbero servirti e per cosa li utilizzeresti. Quindi se sei in studio, stai facendo le registrazioni, documenta le registrazioni in atto e pubblica anche. Puoi pubblicare anche tutti i giorni per far vedere quello che stai facendo in studio e così, oltre a creare interesse per la tua campagna, hai anche contenuti interessanti per le tue pagine e per i tuoi profili. Cerca di tenere sempre l'attenzione alta sul tuo progetto in modo tale che le persone possano essere invitate così a contribuire, a sostenerti. È importante in questa fase essere sempre presente. Ci stiamo giocando l'attenzione di tutti, che come sappiamo oggi è tutto molto affollato, abbiamo la home piena di elementi, di contenuti e quindi non è facile essere al centro, tra virgolette, di questa attenzione, essere l'oggetto di questa attenzione. Dobbiamo lottarcela continuamente. Avendo una campagna in corso, avendo delle registrazioni oppure altre fasi, se hai già completato il disco, hai comunque del materiale da fornire e potenzialmente anche tutti i giorni. In questo modo puoi far appassionare sia i tuoi seguaci sia chiunque si avvicina alla tua storia, al tuo percorso artistico. Numero 2, proseguendo con quello che abbiamo fatto all'inizio della campagna, quindi all'invio di messaggi ai propri contatti o di input vari, ci sono alcuni aspetti da tenere in considerazione. Prima di tutto, non stressare i tuoi contatti, non essere insistente, evita situazioni del tipo ho visto che ancora non hai contribuito al progetto. Cioè, è brutto andare a dire oh, dammi soldi, tra virgolette. Cerchiamo di evitare. Soprattutto è bene considerare il fatto che le persone possono contribuire in vari modi. Per esempio, vedi qualcuno che credi che non contribuirà economicamente al progetto, però gli puoi sempre chiedere di condividere il tuo link. E magari, oltre a mandargli il link, cerca di dargli una piccola descrizione con quelle sono le parole fondamentali che vuoi che siano condivise sulle bacheche e sui profili altrui. Le persone sono molto pigre, non è che si mettono a inventare un testo per te. È tutto molto affollato, c'è poco tempo, il rischio è che venga condiviso semplicemente il link. E purtroppo non serve a molto, perché in questo modo scorre via veloce senza nessun tipo di qualcosa che possa agganciare l'attenzione degli altri che frequentano la home. Invece c'è bisogno di spiegare in breve il progetto oltre al link e se non vuoi star a pregare le persone ti conviene aver preparato un piccolo post nel quale ci metti gli elementi essenziali. Poi ognuno li commenta come vuole, li organizza come vuole, li racconta come vuole, però in questo modo tu hai già qualcosa che gli altri possono semplicemente copiare e incollare sulla bacheca. È molto importante perché in questo modo i tuoi contatti contribuiscono a spargere la voce e soprattutto ti permettono di far arrivare il tuo progetto anche a persone con cui non hai un accesso, non hai modo di raggiungerle in modo diretto. E quindi è un aspetto da non sottovalutare assolutamente. Numero 3. Cerca di spiegare come si fa a contribuire. Le persone possono essere interessate, ma non tutti sono avvezzi alla tecnologia. Magari non hanno neanche ben capito cosa stai facendo, che cos'è questo crowdfunding. E allora cerca di spiegargli anche in modo dettagliato come si fa il procedimento. Dal tempo in cui ho fatto la mia campagna ho creato un video nel quale percorrevo passo dopo passo come si fa a fare un contributo e l'ho anche fatto effettivamente. Mi sono autocontribuito per una piccola somma. In questo modo ho unito due cose, un piccolo aumento dell'obiettivo e la spiegazione di come si fa. Entrambe sono da valutare. Ovviamente se sei solo tu a partecipare per far crescere il montante è evidente che non funziona, però qualche piccolo intervento qua e là può essere utile e ne parliamo meglio anche nel prossimo video. Al di là di questo,
Cerca di spiegare bene come si fa, perché sono tantissime le persone che ti diranno: sì, bello, sono interessato, ma non ho capito, oppure non ho avuto tempo, non ho ben presente. E allora cerca di spiegarglielo bene anche nell'aspetto più tecnico, oltre a spiegare bene quello che stai facendo. Questo è un buon modo per avere dei contenuti da mostrare nel corso della tua campagna. Ultimo, ma come al solito il più importante, la campagna ha le sue fasi. I contributi tendono a concentrarsi all'inizio, appena sei partito, perché chi ti sostiene, gli amici più stretti, sono lì fin da subito, e alla fine per due motivi. Primo, perché si avvicina la scadenza e quindi c'è un risultato che si sta concretizzando. Magari all'inizio uno sta un po' a guardare per vedere se effettivamente le cose avanzano oppure no. E poi per l'abitudine comune di chiunque di noi di procrastinare, di rimandare sempre all'ultimo momento. Sì, ma tanto c'è tempo, tanto lo posso fare più avanti, oppure che ne so, no, ma ora c'è la scadenza, poi questi soldi li impegno per un'altra cosa. E poi arriva il momento in cui effettivamente, se sei interessato, non puoi più rimandare. Quindi, per quanto riguarda la tua gestione della campagna, cerca di concepire il fatto che ci saranno dei momenti stazionari in cui i contributi potranno non arrivare, più o meno al centro della campagna, perché appunto i contributi si concentrano in altri momenti. In quei casi non demordere, non perdere le speranze, ma continua a lavorare duro per alimentare l'attenzione e la curiosità su questa campagna, in modo tale da renderla poi in grado di portare in fondo l'obiettivo. Segui tutti i video di Essere DJ Oggi per riuscire a creare, a gestire e a portare in fondo con successo la campagna di crowdfunding per la tua musica.